Buongiorno ragazzi, ci ritroviamo appena dopo il primo video, chiamiamolo lancio come si usa oggi, che avete visto. Quest'oggi è il momento del primo racconto che traggo da questo bel libro di Toon Thelegen, scrittore olandese, un medico nato nel 1941 nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Non poteva ricordare direttamente gli episodi di quegli anni, perché poi la guerra finì 3 anni dopo, 4 anni dopo, nel 1945, ma è chiaro che conobbe la distruzione intorno a lui, conobbe molte persone che soffrirono, che furono imprigionate, deportate, conobbe i loro discendenti. Quindi nel suo cuore portava tanta sofferenza. Ma diventato medico per curare gli altri, e per ricercare rimedi, decise di aprire uno spazio dentro al suo cuore, come scrivendo. Che bello scrivere! Quanto si può raccontare! Perché mentre scrivi, anche se all'inizio magari non sai bene cosa, dopo si apre un fiume non solo di parole, ma di pensieri, di sentimenti, di emozioni, di ragionamenti interessanti, e anche tante narrazioni che possono intrattenere bene, per esempio, i bambini. E lui ha voluto dedicarsi ai bambini, ma con racconti, favole, dove i personaggi sono tutti animali che impersonano vizi e virtù degli uomini. Secondo un'antica tradizione, addirittura di due autori, uno greco e uno romano. Ebbene, scrivendo ai bambini, ha fatto capire anche agli adulti, e con delicatezza, scherzo e ironia, ha insegnato molte cose. Soprattutto prima ha cercato di scoprirle. Vediamo, aprendo il libro, che cosa ci troviamo davanti. Lettere dello scoiattolo alla formica. Lo scoiattolo è un po' più grande della formica, un po' pericoloso. Vedo che lo scoiattolo con la sua coda fulva è seduto su una seggiolina di legno, appoggiata a uno scrittoio di legno con ripiano inclinato come si usava una volta nelle scuole. Davanti c'è il calamaio dell'inchiostro, pericolosissimo se si rovesciava, con la penna che tocca. E già il foglio è pronto per scrivere. Chissà cosa vuole mettere nero su bianco lo scoiattolo. Oh, giro pagina, c'è un elefantino grigio in mezzo a due alberelli contro uccelli che sta ballando sul guscio di una lumaca. Ma possibile che abbia fatto una follia del genere? Ma come commettere uno sproposito di questo tipo? E poi la formichina là appoggiata al tronco. Ma vediamo, vediamo. Ecco qua la lettera. Carissima chiocciola, posso chiederti di ballare una volta con me sopra la tua casetta? Solo un paio di passi? È il mio desiderio più vivo. Io ballerò con molta delicatezza. Perché non sprofondiamo dal tetto? È una promessa. Anche se naturalmente di cose del genere non si può mai essere certi. Elefante! Ma che razza di lettera! L'ha scritta con impegno, con la proboscide, chissà che fatica non avendo le mani, e si appoggia a un tronco tagliato. Ma è furbo, eh? Chiede di ballare una volta sola con lui, sopra la casetta. Ma caro elefante, ma come stai? Fai a stare sia in equilibrio sulla casetta, soprattutto non romperla col tuo peso mastodontico. Va bene, è il tuo desiderio più vivo, ma è una cosa realizzabile ed è giusto verso la chiocciola. Ma dai, addirittura vuole promettere di ballare con delicatezza. Con delicatezza sarai anche capace di ballare, ma il guscio di una chiocciola non è resistente. E difatti poi l'elefante dice: anche se naturalmente di cose del genere non si può mai essere certi. Attenzione, non vendiamo fumo, non facciamo promesse che non possiamo mantenere. È chiaro che quando una cosa è fuori dalla nostra portata, per quanto promettiamo, non la potremo realizzare. Dobbiamo essere prudenti, semplici e sinceri. In una parola, realistici. Ma questo elefante. Ah, ma girando! C'è la chiocciola in mezzo a una cornice di fiori e di campanule azzurre all'erba. Che bello!
e ha scritto la risposta all'elefante. Carissimo elefante, tante grazie per la tua lettera. Un giorno ballerò volentieri con te sopra il mio tetto. Ne sono quasi certa. Resto la mia tosse alla formica. Credo di saper ballare molto bene, ma per il momento purtroppo non me la sento. La chiocciola. Guardate che furbetta. Le bambine sono furbe, vero? E voi che mi ascoltate, che lo sapete. I maschietti per esperienza e voi per natura. Furbette e simpatiche. Allora, scrive carissimo elefante, tanto per evitare equivoci, gentile, ringrazia, tante grazie per la tua lettera. Un giorno ballerò ben volentieri con te sopra il mio tetto. Quindi prospetta che la cosa potrebbe anche farsi. E aggiunge, ne sono quasi certa, come prima l'elefante aveva detto, di cose del genere non si può mai essere certi, quindi quasi certo. E aggiunge, credi saper ballare molto bene. E quindi risulta con queste parole interessante, quasi galanti queste parole. Ma per il momento purtroppo non me la sento. Questa è la tipica risposta diplomatica. Non voglio dire no, dico che per ora non me la sento, magari un po' di mal di testa, un po' di mal di pancina, eccetera, eccetera. E poi, bruscamente, chiude la chiocciola. Ma noi ne facciamo di cose del genere? Facciamo promesse che non possiamo mantenere e dissimuliamo, cioè fingiamo di voler fare una cosa per evitare e trarci d'impaccio nel non dover dire subito un no. Comunque, una cosa è certa, davanti a scelte difficili, prendere un po' di tempo non è sbagliato. Un caro saluto, bambini, a presto!